Super Mario Maker 2 è ormai alle porte e a giudicare dall'hype che si è generato intorno al rilascio del titolo, possiamo affermare tranquillamente che Nintendo si appresta a commercializzare il gioco più importante di questa prima metà del 2019. Continuo a pensare che al di là dell'effettiva qualità del titolo e all'ottimo lavoro svolto da Nintendo per la sua promozione, la risonanza di Super Mario Maker sia dovuta soprattutto al genere di riferimento, quello del Game Creation System. Negli anni a seguire ci sarà una vera e propria esplosione dei giochi incentrati sugli editor e la condivisione delle creazioni degli utenti, e i maker diventeranno parte integrante anche delle serie storiche che fino ad ora non si sono mai affacciate su questi lidi di gameplay. Ne volete un esempio? Beh, le parole di Eiji Onuma, nome fondamentale dietro la serie di Zelda, sembrano confermare questa mia teoria. Infatti il producer in una recente intervista a Kotaku non ha escluso la possibilità di vedere in futuro uno Zelda Maker. Prima di ragionare su questa bomba sganciata dal buon Eiji, mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per restare aggiornati sui miei prossimi video. Partiamo da ragionare sul perché oggi quello dei Game Creation System è un genere che potrebbe letteralmente esplodere. Personalmente non sono un grandissimo fan degli editor dei livelli e non ci perdo mai troppo tempo appresso, ma riconosco il loro appeal soprattutto se esercitato sulle nuove generazioni di giocatori. Nell'ultimo decennio si è vista l'assoluta predominanza dell'open world all'interno delle scelte di game design e l'ago della bilancia del gameplay si è spostato principalmente verso la libertà offerta al giocatore. Le grandi avventure in single player, sostenute da rigidi impianti narrativi, hanno ceduto il passo alla libera esplorazione spaziale e alla non linearità. Quello che prima era relegato a solo momento di free roaming all'interno di una produzione, ora è diventato il perno del game design. Esempi eccellenti di come sia avvenuta questa transizione in modo naturale sono Metal Gear Solid 5 e Breath of the Wild. Mettete a confronto questi due capolavori con i capostipiti delle loro serie e vi renderete conto di come il concetto di open world abbia infettato anche e soprattutto i titoli AAA. E quello del Game Creation System è forse l'esasperazione del concetto di open world. In questo il giocatore viene gettato in un contenitore e gli viene assegnato un obiettivo. Quali che esso sia, raggiungere un punto X o sopravvivere agli avversari, vengono solo forniti gli strumenti, ma non il modo corretto di utilizzo. Al giocatore è richiesta la fantasia di costruire la soluzione al problema senza porre dei vincoli stringenti. Ecco, nel Game Creation System non abbiamo più neanche un contenitore, ma solo un set di regole e strumenti per costruire lo spazio in cui giocheremo. Il genere non è certo nuovo, esistono esempi da svariati decenni, solo che ora si sono create le condizioni giuste per la sua definitiva popolarizzazione. Non solo abbiamo un pubblico predisposto verso questo tipo di esperienza, ma anche la tecnologia a disposizione favorisce la facilità di utilizzo del Game Creation System. Le potenzialità di un editor come quello di Dreams potevano arrivare soltanto oggi, e l'avanzamento tecnico accompagna la creatività tanto quanto la possibilità di condivisione. C'è questa ossessione social dei nostri tempi che si riversa profondamente nel genere, dove l'infrastruttura condivisa di creazione permette di dar vita ad un ecosistema di interazioni tra gli utenti. Come ho già detto in un mio precedente video, non è assurdo che Super Mario Maker 2 sarà probabilmente il primo titolo Nintendo su Switch ad avere una componente online curata fin nel minimo dettaglio? L'interesse dietro a questi titoli ha spinto la Nintendo a fare dei passi da gigante verso direzioni sostanzialmente inesplorate, ed era quasi scontato che prima o poi anche Zelda avrebbe fatto capolinea nel territorio del Game Creation System. All'E3 2019 abbiamo visto che il prossimo remake di Link's Awakening presenterà un editor chiamato per l'occasione Camera dei Dungeon, e lo stesso Eiji Onuma ha dichiarato che in base al successo di questa feature non sarà escluso che possa vedere la luce un episodio maker dedicato a Zelda. È facile immaginarsi la struttura di questo ipotetico titolo, visto che il bagaglio a disposizione degli sviluppatori sarebbe sconfinato tanto quanto l'immaginario dedicato a Mario e al suo editor. E se i roguelike di oggi, procedurali o meno, devono tantissimo alle avventure di Link in due dimensioni, a questo punto mi aspetto che The Legend of Zelda sia in grado di raccogliere i frutti della sua eredità e stravolgere il genere, settando nuovi standard qualitativi. Così come Breath of the Wild ha preso l'open world e ha mostrato al mondo videoludico intero nuove vette di game design, mi aspetto lo stesso da un futuro Zelda Maker. Non una semplice reskin di Super Mario Maker 2, ma una vera e propria esperienza rivoluzionaria per il suo genere. Questo anche per dimostrare che Link's Awakening non è un contentino dato agli utenti per placare la fame di Zelda tra i due Breath of the Wild, anzi è il remake di uno dei capitoli più amati in 2D e merita tutte le attenzioni del caso.
Sono sicuro quindi che Link's Awakening avrà la sua importanza storica, perché introdurrà in modo consistente il Game Creation System all'interno di The Legend of Zelda, dando agli utenti un assaggio delle potenzialità del level editor applicato alla saga di Link. Magari in un futuro potrebbe crearsi un vero e proprio filone in parallelo di Zelda 2D incentrati sul level editor da affiancare alla serie principale, in modo tale da colmare l'interruzione dei capitoli portatili usciti su DS e 3DS. Voi come ve lo immaginate un ipotetico Zelda Maker? Siete contenti della direzione che potrebbe prendere la serie? O i Maker vi lasciano indifferenti? Mi raccomando, vi aspetto nei commenti. Io sono il Poro Michele, dal cantiere, ciao!